Ciao a tutti ragazzi, sono Erika e oggi sono qui per parlarvi dell'evento letterario che io attendo ogni anno con più ansia ed entusiasmo e sto ovviamente parlando di Mare dei Libri. Per chi non fosse ancora familiare con Mare dei Libri, dovete sapere che è un festival della letteratura per ragazzi organizzato da ragazzi. Si tiene a Rimini ogni anno e questa è la decima edizione che sarà 16, 17, 18 giugno. Io sarò presente al festival tutti e tre i giorni, quindi se mi beccate da qualche parte, se qualcuno di voi è interessato a venire e quant'altro, insomma, se mi vedete fatemi un salutino, io vi lascio giù nell'info box il link al sito e anche il link al programma, così potete dare un'occhiata, vedere come si prenotano gli eventi, che autori ci sono. E il mio video di oggi in realtà nasce un po' non solo per parlarvi del festival, degli autori che ci sono quest'anno, ma anche per fare una sottospecie di aggiornamento per quanto riguarda le letture che sto facendo. Perché chiaramente questo è il mese interamente dedicato a Mare dei Libri, perché molto spesso gli autori che partecipano sono autori che io non conosco, che magari conosco per nome, ma dei quali non ho letto niente, quindi io recupero un po' di libri, li leggo, così arrivo preparata al festival e posso partecipare agli incontri sapendo effettivamente di cosa stiamo parlando. Ma prima di passare ai libri, visto che molti di voi me l'hanno chiesto, vi lascio giù nell'info box anche l'elenco di tutti gli eventi ai quali parteciperò, così nel caso qualcuno di voi avesse proprio voglia di incontrarmi o di fare quattro chiacchiere, almeno sapete precisamente dove trovarmi. Però io vi invito a fermarmi anche per strada, insomma, se mi vedete e volete dirmi ciao o fare, insomma, fermarmi un attimo per parlare, non lo so, non vergognatevi, non mi disturbate, a me fa super piacere, quindi vi invito a farlo e per chi verrà ci vediamo al festival. Ma ora i libri. Vorrei cominciare citandovi brevemente gli unici due autori che parteciperanno al festival dei quali ho effettivamente letto qualcosa. E questi sono ovviamente uno dei miei preferiti, ovvero Aidan Chambers, del quale ho letto praticamente tutto, e Beatrice Masini, della quale ho letto solamente La fine del cerchio, ma che mi è piaciuto da morire. Aidan Chambers sarà il protagonista dell'evento introduttivo al festival che sarà moderato da Beatrice Masini. Entrambi sono degli autori che mi piacciono davvero tanto. Tanto, nonostante di Beatrice non abbia letto Beatrice come se fosse una mia amica, insomma, della Masini, ho letto solamente questo titolo qua, però io li trovo veramente molto molto validi, quindi io vi consiglierei di recuperare qualche loro opera anche indipendentemente dal festival. E ora passiamo ai libri che ho effettivamente letto, che sto ancora leggendo in preparazione del festival. Libri che avete già visto nell'ultimo book haul di maggio, nel caso ve lo siete perso ve lo linko giù nell'info box anche perché è pieno di altri titoli e anche graphic novel che per me sono davvero molto interessanti, perciò se vi interessa è giù linkato nell'info box. E linkati nell'info box ci saranno anche tutti i titoli di cui vi ho parlato, inclusi anche Chambers e Beatrice Masini, con il rispettivo link ad Amazon, così nel caso vogliate dare un'occhiata, sapere qualcosa in più, leggere una sinossi un po' più approfondita o addirittura acquistare, avete tutto già pronto. E i link che vi fornisco io sono i miei link da affiliata, perciò se acquistate attraverso quelli o il mio link generico, quindi potete cliccare su Amazon e comprare qualsiasi cosa, non necessariamente i libri che vi consiglio io, insomma a me arriva una piccola commissione dal sito, quindi è un grandissimo aiuto e se vi va di farlo è una cosa molto dolce che apprezzo tantissimo e che mi dà anche molto una mano. Ma ora i libri. Il primo di cui vi parlo è L'orologiaio di Filigree Street di Natasha Pulley. E io nel mio book haul ho avuto modo di farvi vedere questa bellissima copertina che si illumina al buio. Però in realtà questo è un libro che è davvero molto molto bello, anche e soprattutto per il suo contenuto. Tempo fa avevo fatto un post su Instagram a riguardo in cui avevo scritto una breve sinossi che secondo me è molto ben azzeccata, quindi piuttosto che tentare di ripeterla balbettando come il mio solito, ve la leggo direttamente così magari ci capiamo tutti meglio qualcosa. Dunque, immaginatevi questo scenario. Londra, epoca vittoriana. Un impiegato telegrafista di nome Daniel Stapleton che ritorna a casa dopo un'ordinaria giornata di lavoro e che trova la porta scassinata e un misterioso orologio da taschino sul suo letto. Caldo al tatto e impossibile da aprire. Coincidenza o destino? Daniel non lo sa, ma quel piccolo oggetto ticchettante lo porterà a un intreccio di eventi che mai si sarebbe aspettato in vita sua. Io ho trovato lo stile di scrittura di Natasha Pulley davvero meraviglioso, molto visivo, molto sensoriale. Proprio quello che piace a me, nel senso che questo è un libro che fin dalle prime pagine mi ha catturato, è proprio risucchiato dentro alla storia e io non potevo fare a meno di continuarlo a leggere. Ero lì che
giravo pagina dopo pagina dopo pagina, nonostante magari, non lo so, avessi fame, sete, dovessi andare in bagno. Io ero talmente curiosa di continuarlo che non riuscivo proprio a metterlo giù. E la cosa particolare è che, nonostante questo sia comunque un romanzo molto ricco sotto tantissimi aspetti, non è quel tipo di storia adrenalinica nella quale succedono tante cose sorprendenti, però è comunque un qualcosa che va al di là di tutto ciò che è umano, c'è qualcosa di magico, di intrigante, un mistero, un intreccio che non può fare a meno di incuriosire il lettore. Io ho trovato anche che l'autrice fosse particolarmente camaleontica, perché noi seguiamo le vicende di diversi personaggi che però vengono raccontati e descritti con una tale nitidezza e con talmente tanti dettagli, sono molto studiati, molto particolareggiati, pieni di sfumature, e le loro vite a un certo punto vanno a sovrapporsi. E ciascuno di questi personaggi è unico e ha una voce completamente diversa rispetto agli altri, anche perché lo stile si adegua moltissimo a ciò che i personaggi sono. E questa è una cosa estremamente difficile da realizzare, e Natasha Pulli, secondo me, l'ha fatta veramente in maniera impeccabile. Questo è un romanzo imprevedibile, estremamente affascinante. È un qualcosa che cattura, che intriga, e non solo perché c'è un mistero che non può non incuriosire, anche perché è proprio costruito in maniera tale da svelarsi piano piano, ma da tenere sempre comunque l'interesse del lettore acceso, ma anche perché abbiamo un'ambientazione meravigliosa, perché abbiamo per esempio questa Londra vittoriana che si mescola con la vivacità, i colori, la delicatezza del Giappone, perché abbiamo comunque personaggi che appartengono a etnie diverse, e quindi è un titolo molto interessante, molto particolare, con un finale che mi ha lasciato veramente di stucco. E non lo so, mi è proprio rimasto nel cuore, una storia che secondo me merita moltissimo. Procediamo con Niente di Ian Teller, un romanzo davvero bizzarro e a tratti anche molto macabro, perché in realtà questa è una storia che inizia in maniera piuttosto innocente, perché c'è questo bambino, Pierre Anton, che realizza che nel mondo niente ha significato, e quindi lui si rifugia sul susino vicino alla sua scuola al fine di cominciare a vivere una vita che, insomma, riporti e segua questa sua nuova filosofia. Però lui nel frattempo schernisce i suoi compagni, che dopo un po' si stancano e decidono di provare che ha torto, e iniziano così a costruire una catasta di oggetti che per loro hanno significato. Ma se all'inizio, come vi avevo detto, inizia tutto un po' in maniera innocente, quindi per esempio gli oggetti che vengono impilati sono, non lo so, sandali, biciclette, canne da pesca e così via, le cose a un certo punto sfuggono un po' di mano ai ragazzi e il tutto diventa molto più disgustoso, spaventoso, macabro, folle. Perciò questo non è tanto un romanzo di formazione quanto un romanzo di deformazione, perché i ragazzi partono da uno status di grande innocenza, di fragilità, di delicatezza anche, per poi arrivare a un susseguirsi davvero frenetico di follia, paura, crudeltà, vendetta, fanatismo anche. E questo è un romanzo doppiamente particolare, perché la voce narrante è quella di questa ragazzina che si ritrova nel bel mezzo degli eventi che portano alla costruzione di questa catasta, no? Però la sua è una voce molto ingenua, candida, è quel tipo di voce tipica, la voce bianca del bambino, insomma. E sentir raccontare, nella semplicità di linguaggio di questa bambina, degli eventi così assurdi, così pericolosi, così tetri anche, angosciosi e davvero folli, perché qua si parla proprio di pazzia, ragazzi, è qualcosa di veramente allucinante, è un contrasto che a me personalmente ha interessato molto e che mi ha spaventato anche il doppio. In questo romanzo vediamo proprio la perdita repentina di tutto ciò che rende questi bambini bambini, quindi della loro innocenza, perché questa catasta a un certo punto perde completamente il significato originale, perché diventa un modo per vendicarsi degli altri, quindi qualcosa di estremamente brutale e anche tragico. Perciò questa, secondo me, non può essere considerata semplicemente una lettura molto dura e provocatoria, ma anche una vera e propria sfida per il lettore,
perché è qualcosa che secondo me non può lasciare indifferente, anche perché io una volta concluso il romanzo ne sono rimasta davvero molto turbata, nel senso, presente quel momento in cui finite un romanzo e dovete rimanere con il libro chiuso tra le mani a fissare il vuoto? Quella ero io. Perciò sono davvero molto curiosa di incontrare l'autrice. Il prossimo di cui vi parlo è The Nest di Kenneth Oppel, tradotto in italiano come Il Nido. E anche questo ha una storia abbastanza bizzarra, perché in realtà parte in maniera anche piuttosto innocente, ovvero questo ragazzo Steve, al quale nasce un fratellino che purtroppo ha dei gravi problemi fisici e mentali. Però a un certo punto le cose si fanno molto più bizzarre perché lui ha un sogno e in questo sogno arriva la regina delle vespe che gli propone, parole sue, di riparare ai danni del bambino, ai problemi del bambino. E da quel momento in avanti si viene catapultati in una favola moderna che è ai limiti dell'inverosimile ed è qualcosa di veramente angosciante. Io ho trovato che questo romanzo fosse un gioco molto interessante di contrasti, prima di tutto perché abbiamo lo scontrarsi continuo tra realtà e mondo dei sogni, il cui confine diventa sempre più labile man mano che andiamo avanti con la narrazione, perché comunque c'è sempre questa domanda di fondo del ma sta succedendo davvero? Ma gli indizi che ritroviamo, le prove quasi, ci dicono che in realtà sta succedendo tutto o è solo nella testa del ragazzo? E questa è una cosa che in realtà viene lasciata molto all'interpretazione del lettore, perché questa potrebbe essere una favola moderna come un qualcosa che in realtà si rifà molto di più alla psiche di questo ragazzo, perciò da questo punto di vista qua è molto interessante, soprattutto per quanto riguarda l'analisi che uno può fare man mano che procede con la lettura. Un altro contrasto che mi è piaciuto molto, probabilmente anche di più di quello di cui vi ho parlato fino a un attimo fa, è stato il modo in cui l'autore è riuscito a rendere omogenei comunque uno stile di scrittura molto diretto, molto onesto, molto cristallino, e degli avvenimenti che comunque sono particolarmente crudi, difficili, pesanti, sia da trattare che da leggere, con questa ambiance di favola moderna, che dà al tutto un tono molto più strano, molto più intrigante, perché sembra quasi di fare comunque un tuffo nel passato per quanto riguarda l'aspetto un po' magico, pur mantenendo la modernità delle tematiche. E suddette tematiche spaziano tantissimo, perché abbiamo per esempio l'importanza delle promesse, il potere delle promesse e conseguentemente anche il potere delle parole. Parliamo delle difficoltà che deve affrontare una famiglia comunque con tre figli di cui uno ha bisogno di molte più cure senza neanche sapere se riuscirà a sopravvivere. Si parla anche dell'importanza di ciò che è la nostra esistenza. Chi è che può decidere quando questa deve continuare e quando questa deve finire? Sono domande molto importanti che secondo me in questo romanzo sono state trattate proprio benissimo, ed è un romanzo che a me fa riflettere e pensare tuttora, perché non penso di averlo capito fino in fondo, è anche molto aperto all'interpretazione. E poi la cosa interessante è che questa copia qua in particolare ha anche delle domande per quanto riguarda la riflessione e la discussione di questo libro, che sono comunque domande abbastanza elementari, perché per esempio sono domande sui personaggi di qua di là, però comunque questo è anche una buonissima guida all'interpretazione del testo, e quindi se qualcuno di voi volesse avvicinarsi non solo alla lettura in lingua ma anche alla lettura un po' più critica, io consiglio questo romanzo in questa edizione. Se lo trovo cerco di mettermelo, di mettervelo giù linkato con i link di Amazon, insomma. Continuiamo con Una voce dal lago di Jennifer Donnelly, del quale posso dirvi poco perché sono praticamente all'inizio, però vi basti sapere che questo, oltre ad essere un romanzo molto ben scritto, perché la voce narrante della protagonista è veramente deliziosa, quel tipo di protagonista molto interessante, molto curiosa, molto sagace anche, che rende la narrazione estremamente scorrevole, interessante, frizzante anche alle volte. E la protagonista è Mattie, una ragazzina che vive agli inizi del 1900 in America, che ha davanti a sé delle scelte molto importanti, perché lei da una parte vorrebbe aiutare la sua famiglia a mandare avanti la fattoria
e la sua è una famiglia, diciamo, abbastanza povera e anche con gravi problemi economici nel momento in cui lei inizia il romanzo, anche perché sua madre è morta da poco. Però dall'altra parte lei vorrebbe coltivare la sua cultura, il suo intelletto, vorrebbe andare all'università. E tra tutti questi problemi c'è anche il fatto che durante uno dei suoi lavori le vengono affidate delle lettere da parte di una ragazza che poi sarà ritrovata morta. Io per il momento non so di che cosa parlino queste lettere, però sono davvero curiosa di scoprirlo. Devo dire che nonostante questo romanzo mi intrighi parecchio, la lettura sta procedendo molto più lentamente rispetto a tutti gli altri titoli di cui vi ho parlato prima, soprattutto perché secondo me ci sono questi salti temporali, quindi abbiamo dei momenti, diciamo, del passato, dei momenti nel futuro, chiaramente non così distanti, insomma si parlerà, non lo so, forse un paio di mesi, un anno massimo, che rendono la narrazione leggermente frammentaria, quindi è un romanzo che sto proprio, mi sto assaporando una briciolina alla volta. Però mi intriga, come vi ho detto mi piace lo stile, i personaggi mi intrigano parecchio anche, e perciò vedremo, vi farò sapere nel wrap up. Ci sarebbe poi in realtà un altro libro che io vorrei leggere per il festival, ma sto aspettando, sto procrastinando un po' l'acquisto perché vorrei prima finire Una voce dal lago, per il semplice motivo che mi dispiacerebbe spendere dei soldi per un libro che magari non riesco neanche a leggere in tempo per il festival. Però era probabilmente il titolo che mi interessava di più e per una serie di sfortunati casi è l'ultimo che in realtà dovrei acquistare perché prima ne ho presi altri. E il libro sarebbe La ragazza dei lupi di Catherine Randall, del quale ho sentito dei pareri veramente buonissimi. Mi interessa tanto come storia perché sembra una sottospecie di favola un po' magica, mi interessa moltissimo questa figura dei lupi, una ragazza che comunque ne ha a che fare con loro, però più di questo non so, perciò nel caso qualcuno di voi dovesse sapere qualcosa in più, chiaramente senza spoiler, me lo faccia sapere e poi mi sa che provvederò a comprarlo prima o poi, spero di finire presto questo qua così posso passare anche ad altro. Bene, il video di oggi finisce qui, io spero davvero tanto che vi sia piaciuto, vi ricordo che tutte le info su Mare di Libri, il programma, gli eventi a cui partecipo, i titoli dei libri di cui vi ho parlato con autori e link ad Amazon, è tutto linkato giù nell'info box, quindi se avete bisogno di una qualsiasi cosa è tutto lì, nel caso non ci sia potete chiedermela tranquillamente nei commenti e io vi aspetto anche nei commenti per parlare un po' di questi libri del festival, ci sarete, quali sono gli eventi che vi interessano, avete letto qualcuno di questi libri, vi incuriosiscono, insomma parliamone un pochino. Io spero con tutto il cuore che questo video vi sia piaciuto, vi mando un grossissimo bacione e noi ci vediamo alla prossima, anzi spero che ci vedremo al festival, ciao!